Giuliano. Ciao Claudio. Ci hanno mollato qua. Disastro. Disastro, sì. Poi con la nebbia, guarda, senza vaporetti. Poi, Venezia è proprio odiosissima con tutta e quell'acqua. E poi con la pantegana gigante che gira da stanotte. Chi è la pantegana gigante? È una pantegana che a forza di mangiare turiste è diventata di 18 metri per 4. E gira e sta cercando il sindaco per mangiarselo. Il sindaco? Il pure sindaco, lui. Sì. Ma è perché un lui c'è o tutto lei? Un movimento. Il sindaco? Il sindaco è un lui. E questa se magna tutti. Però è molto agganciato col vescovado e per cui questa pantegana vuole mangiare anche il vino. Siamo cascai nel momento giusto, come sempre. Speriamo che non ne becchi la pantegana. Bisogna che dobbiamo fare pubblicità per lo spettacolo di questa sera, sì. Sì. Allora, carissimi telespettatori, questi ascolta, vedi cosa fa, ascolta e basta. Siamo seri, questa sera al Goldoni va in scena La luce di dentro, viva Franco Basaglia, che è uno spettacolo meraviglioso. Regia di Giuliano Scabbia. In collaborazione con Claudio Misculin e con tutta l'Accademia della Follia. Certo, con tutta l'Accademia della Follia, che è Accademia della Follia, un'invenzione di Claudio Misculin. Sono io Claudio Misculin, non so se si è visto per radio. Si fa è visto? Teatro, è un grandissimo attore. Sono io. Ho anche scritto che per me è il più grande attore italiano. Io. Perché io, è in grado di fare qualunque ruolo. Io. Di interpretare qualunque personaggio, oltre che il suo... se stesso, io, che è clownesco, che è barocco, che è ma no, è saltatore. No, è mastodontico, è maschio. Può fare, anche se lui sta facendo delle smorfie che possono allontanare gli spettatori delicati, può fare qualunque personaggio, da personaggi di Chekhov, personaggi di Shakespeare, sì. A personaggi difficili da tenere in scena come quello che è in scena stasera, Franco Basaglia, perché Claudio, dopo un monologo che lui ha scritto, che gli ho commissionato, un monologo in cui racconta praticamente l'inizio della sua vita al teatro, entra, mettendosi un impermeabile lungo, nella parte di Franco Basaglia e da quel momento è un altro. Si vede Franco Basaglia. Ah. Franco Basaglia che racconta, per collage di testi diversi, da frasi di un manifesto dei surrealisti a parti del libro di Marco Cavallo, a discorsi e frasi di Franco Basaglia, racconta la nascita e l'uscita del cavallo nel 73 dall'ospedale di Trieste, dall'ospedale psichiatrico. Ecco, il testo La luce di dentro, Passeggeri a Trieste, è stato il nucleo, è stato scritto da un attore che giovanissimo era presente il giorno in cui Marco Cavallo uscì, era presente e scrisse per la radio questo breve testo, sono 10 cartelle. Su quel testo abbiamo lavorato. Ci abbiamo messo di tutto. Di tutto, dalle poesie di Saba a quelle della Merini. Ma fin Skoda. Tutte le Skoda è un nostro grosso attore, un grande attore, 160 kg di Skoda. E tutti i canti e le operine di Marco Cavallo l'abbiamo fatto diventare un racconto più lungo. Lo spettacolo dura un 60 minuti. E insomma, non potete non vederlo perché avrete la rivelazione di chi è il cavallo azzurro. Dico bene? Sì. E poi vedrete dall'inizio alla fine in scena una compagnia di veri matti, mescolati con qualcuno che dice di non essere matto, ma ancora più matto. Ma uno solo. Una psicologa povera, una brutta malattia la psicologia. Perché, sì, sì, qualcuno sì, tutti riesce. Gli psicologi sono matti, tutti gli psichiatri sono due volte matti e i matti sono tutti psichiatri. No, non prendere per il culo. Gli psicologi sono quel che sono psicologi, poverini, cioè non tutti vengono col buco, no? Qualcuna viene psicologa.
gli psichiatri a loro volta sono questa montagna di nefandezze che... No, no, non andiamo nell'ideologico, non parliamo male di nessuno, perché no. Buddha... Stavo parlando bene di... Buddha si offenderebbe, non bisogna mai parlare male, perché il male produce male. Male. E infatti io, gli italiani stanno io pagando... Io lo leggevo il male, mi piaceva tanto. Sì, il male. Era un giornale, sì. Ma gli italiani stanno pagando nella loro... anima in questi mesi l'aver detto male gli uni degli altri per un decennio, un quindicennio. Non si deve dire male di nessuno, bisogna dire la verità. È per questo che io dico male. No, perché la verità ascolta, purifica. Ma il male dire produce male. E abbiamo, adesso bisogna curarsi con la cura Napolitano. Abbiamo due letture differenti degli ultimi 10 anni, comunque io e il professore regista. Secondo me c'è stato un Berlusconi che ha rotto i coglioni. Dal punto di vista ha distrutto tecnico, talmente tanto le tutto, parti tutti. Sono così distribuite che il... qui presente Claudio Misculin, questa sera sarà lieto di accogliere chiunque venga, venite in massa, coi soldi. Tutto l'incasso andrà a beneficio dei matti, quindi venite numerosi ad assistere a questo meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso spettacolo. Eccolo, io finirei così, che dici? The end.